delle più affascinanti città dell'entroterra romagnolo, a pochi passi dal mare, c'è sicuramente Sant'Arcangelo di Romagna, che oltre ad avere dato i natali a poeti ed artisti illustri, ha una storia molto antica. Il primo villaggio nel nostro territorio si è sviluppato nel III secolo a.C. in pianura, un chilometro dal nostro colle. E era un villaggio fra l'altro ricchissimo di fornaci che producevano laterizi in funzione della costruzione delle varie abitazioni nel territorio e soprattutto anfore per il trasporto del vino. In epoca medievale però la popolazione è costretta ad abbandonare la pianura per due ragioni: attacchi esterni da parte dei nemici e le alluvioni dei due fiumi che ci bagnano, il fiume Uso e il fiume Marecchia. Quindi la popolazione abbandona la pianura per costruire una prima fortificazione in cima al colle. Nei secoli gli abitanti aumentano notevolmente e così la famosa famiglia Malatesta, che ha ottenuto il vicariato della nostra città dalla fine del 1003 alla metà del 1004, decide di ricostruire completamente la rocca e soprattutto di creare una seconda cinta muraria in modo da proteggere tutte le nuove abitazioni. Questa seconda cinta imponente aveva 4 porte d'accesso. 3 porte sono state distrutte, mentre una porta è rimasta intatta ed è la bella porta Cervese che vediamo alle mie spalle. Si chiama Cervese perché da questo punto esatto partiva un'importante via che ci collegava direttamente a Cervia. Ora lasciamo questa parte medievale e andiamo a visitare la bella grotta monumentale della città di Sant'Arcangelo. Qui a Sant'Arcangelo abbiamo una vera e propria città sotterranea. Abbiamo circa 150 grotte, tutte situate nella parte orientale del nostro Colle Giove. Sono disposte su 3 piani sovrapposti. Ecco, quasi tutte le grotte hanno una struttura molto semplice e molto funzionale, per cui siamo certi siano state create per la conservazione del vino, più o meno dalla fine del 1400, sono documentate. Ma 5 grotte soltanto, tra cui la bellissima grotta monumentale, hanno una struttura molto più complessa delle altre. Allora si è ipotizzato siano più antiche delle altre e siano state create per altri scopi. Le ipotesi sono numerosissime, ovviamente. E ecco, alcuni studiosi addirittura hanno pensato fossero degli antichi luoghi di culto pagani. Altri hanno pensato invece luoghi di rifugio per i primi cristiani durante le persecuzioni. Altri ancora hanno pensato delle basiliche rupestri di monaci basiliani o addirittura create per il culto di San Michele Arcangelo. Tutte le altre invece, siamo certi, siano state create sicuramente per la conservazione del nostro ottimo Sangiovese, ampiamente prodotto nel nostro territorio. Addirittura in passato la produzione era talmente ampia che il vino veniva anche esportato. È importante dire che le grotte sono state degli ottimi rifugi durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutti gli abitanti della città si sono difesi dai bombardamenti qua dentro e durante la guerra ne hanno messe numerose in collegamento fra di loro, perché se un bombardamento avesse chiuso un ingresso, le persone rifugiate avrebbero avuto alcune vie di fuga e quindi sono state, diciamo, la salvezza per la nostra popolazione. E, ecco, io invito tutti a venirla a visitare perché ovviamente la nostra grotta monumentale è ricca di mistero e di fascino. A Sant'Arcangelo un tempo se ne produceva tantissimo di vino, qui in città c'erano 32 case vinicole che tra l'altro usavano le grotte tufacee sant'arcangiolese proprio per conservare il Sangiovese. In questo momento voi siete sul Monte Giove, il Monte Giove ha dato il nome al nostro vino che è il sangue di Giove, cioè il Sangiovese, quindi il Sangiovese è stato battezzato a Sant'Arcangelo di Romagna.
Oltre al vino, tra le eccellenze gastronomiche si annovera anche il famoso zfulot, ovvero cipollotto, una grossa cipolla dal colore dorato ricca d'acqua e per questo delicata e dolce, da mangiare rigorosamente cruda. Passeggiando tra i vicoli del borgo è facile imbattersi anche nel curioso Museo del Bottone, nato dalla parsimoniosa raccolta della famiglia Galavotti e dalle donazioni di persone da ogni parte del mondo. Nel campo dei Bottoni, quando succede un avvenimento particolare di qualunque genere, ma che colpisce la maggioranza della gente, qualcuno lo mette con una simbologia su un bottone che diventa una pietra miliare della nostra storia e testimone di quell'avvenimento. La storia del Novecento è la chicca proprio di questo museo, anche se nei bottoni antichi abbiamo bottoni del 1600, del 1700, del 1800, abbiamo bottoni anche con i personaggi dei nobili, come Lorenzo il Magnifico, Maria Antonietta, Maria Luisa d'Austria, bottoni dei Papa, ci sono i bottoni delle migliori ceramiche del mondo, e fra cui anche una disegnata da Pablo Picasso per Coco Chanel. Altra rarità in città è la bottega che conserva l'antico mangano, un macchinario antichissimo che dalla metà del 600 stira la tela che poi viene tinta a mano con i disegni tipici della tradizione romagnola. Il mangano come funziona? È una macchina antichissima, si perde nel tempo. Questa ha solo 400 anni, ma già nell'epoca babilonese veniva usato il mangano. E stira il tessuto, si muove col peso dell'uomo, è un'invenzione unica che ha fatto l'uomo all'inizio della civiltà. Il peso dell'uomo diventa forza, in questo caso lo vediamo in pratica che sposta una pietra di 5 tonnellate per stirare appunto il tessuto. Che cosa accade qui alla stoffa dopo essere stata stirata? Ecco, qui viene stampata, cioè la decorazione tradizionale romagnola è quella di, consiste in quella di stampare con antichi legni impregnati di colore ruggine, la maggior parte perché è il tradizionale più antico, e viene fatta la decorazione direttamente sul tessuto pezzo per pezzo. Tutti uniti in un sol passo, tutti intorno alla bandiera, trullalla. Una bella occasione per visitare la città è quando si tiene la tradizionale Fiera di San Martino, detta anche Festa dei Becchi, che si celebra l'11 di novembre. Il giorno di San Martino, l'11 novembre, era una data importante in campagna, una data in cui terminavano i rapporti di lavoro tra proprietari terrieri e mezzadri e inoltre c'era la compravendita di animali e di attrezzi per il lavoro nei campi. Ecco, da qui perché Festa dei Becchi dei Caproni. Durante la festa è tradizione appendere delle grosse corna proprio qui, sotto l'arco trionfale in piazza Ganganelli, per verificare se eventualmente al passaggio di persone tradite, quindi cornute, le corna si muovano, ma si sa, a novembre il vento è tanto. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo.